Ciao ragazzi, finalmente il video che vi avevo tanto promesso, che come avete capito dal titolo è quello sui tatuaggi e piercing. E oggi è il mio primo giorno di ferie finalmente, qui finalmente è arrivata anche l'estate, ben deciso la stronza di arrivare nella seconda metà di luglio, però è arrivata. Oggi finalmente ci sono almeno 26 gradi, che per me è malapena accettabile, ne vorrei 35, ma se non altro non ce ne sono più 13 come la settimana scorsa. E quindi oggi splende il sole, infatti tra un po' esco, sono vestita di tutto punto anche per quello. E prima di farvi vedere i tatuaggi e piercing, vi faccio vedere l'outfit, che è questo. Guardate. Allora, sono le cose. Allora, questa magliettina qui a fiori con le manichette a sbuffo. L'ho presa diversi anni fa, credo da H&M, sì, da H&M. Molto carina, leggera. Sotto ho la gonna, aspettate che abbasso un po', la gonna che ho preso da H&M con i saldi che avete visto nel video, questa qui, quella blu royale, blu elettrico, che ho visto che anche Gabri di Gabri Shop ce l'ha uguale identica a me, grande Gabri. Come vedete è leggerissima, fresca perché gira, non si attacca, comoda, lunga, la lunghezza è giusta. E il colore è bellissimo, adesso la videocamera non rende, anche se mi avvicino non rende, vabbè, amen. Sotto ho, aspettate che ve le faccio vedere, se riesco, delle zeppe nere, queste qui, con i fiori, aspettate che me la cavo per farla vedere meglio. Arrivo. Ecco, la zeppa è questa qui, davanti come vedete hai fiorellini bianchi e neri con le perline qui. Delle perline dorate, adesso ormai sono rotte perché ce l'ho da anni. Queste le ho prese da Pittarello 3 o 4 anni fa. Molto belle, sono quelle più alte che ho come zeppe, però sono comunque comode e si abbinano su tutto: vestiti, gonne, jeans, stretti, larghi, come volete. Me le rimetto e arrivo. Ecco, sono di nuovo qua. Mentre per quanto riguarda i gioielli, ho questo che avete visto sempre nel video haul, questo fiorellino viola che ho preso da Accessorize. Molto carino, è un po' corta la catenina purtroppo. Speravo, mi piace quando è un po' più lunga perché così è troppo attaccata al collo. Però si abbina bene con i fiori della mia maglia. Poi qui come orecchini sono tre rose, rose ovviamente non potevano mancare. Sono tre rose tutte messe insieme, quella viola, quella fucsia e quella rosa chiara. Adesso i colori qua non rendono bene. Vengono da Brigitte, qui hanno anche dei brillantini nel mezzo. Me li ha regalati la mia amica Lisa un anno fa. Poi ho questo anello qui che ho comprato sempre dalla mia amica Francesca, la ragazza che li fa in casa. Ciao Franci. E questo qui che avete visto sempre nel video haul, preso sempre da Accessorize insieme alla catenina. Molto bello, sta molto bene. Tutti mi hanno fatto i complimenti al lavoro per questo. Molto bello. Infatti, poi questa pietra tonda, tenue, che sembra un'opale, mi piace un sacco. Va bene. Finito l'outfit of the day, parliamo dei miei tatuaggi. Allora, e piercing. Tatuaggi li ho sempre amati. Ho cominciato a volerne uno a 13, a 13 anni, quando ero 12-13 anni, ero più piccola, quando ero in seconda media. I miei ovviamente non erano proprio dell'idea di farmelo fare, perché ero troppo piccola. E all'epoca era una fatina, era una fata seduta sopra un fiore, mi pare. Tutta colorata, tanto che la disegnavo ovunque, tanto che la volevo, rompevo le balle ai miei genitori. E ovviamente a 12 anni non me l'hanno fatta fare. Crescendo ho visto che anche 15-16 anni continuavo a volerla fatta, anche se a 16 anni ne ho scelta un'altra, una differente, una fata seduta sulla luna. Però comunque passavano gli anni, nonostante fossi alle medie, e più. Cioè, continuavo a voler quella, quindi ne ero sempre più convinta, il che è una buona cosa perché il tatuaggio è eterno. Semplicemente era cambiato il tipo di fata, però volevo sempre comunque la fata. Purtroppo, per motivi di famiglia e personali, per molti anni, quelle delle superiori, dai 15 ai 20, sono stata come dire, impegnata in altro e non avevo molto modo di uscire di casa. Quindi anche arrivata ai 18 purtroppo non sono riuscita a farmi il primo tatuaggio come volevo. Quindi ho dovuto, per il primo purtroppo ho dovuto aspettare i 20 anni, perché l'ho fatto infatti quando avevo 19. No, credo,
avevo già 20, era il 19 maggio 2010 e ve lo faccio vedere, era questo qui. Questo è il mio primo tatuaggio in assoluto. Scusate la schiena. Questo stemma qui. Spero riusciate a vederlo. Si vede. Al massimo posso sempre mettere una foto. Lo stemma è lo stemma di. Ci ho pensato molto prima di farlo, anche perché avevo altre versioni. Lo stemma di Twilight, quello che hanno nel film. Prima che chiunque delle critiche venga a rompermi le palle per i miei gusti su Twilight, se. Su Twilight, vi pregherei di tenerveli per voi, ognuno ha i suoi gusti. Questo è il mio gusto, non mi devo giustificare con nessuno. Se non vi piace, anziché criticarlo, lo evitate. Ve lo spiego. Quando ero in seconda superiore, io ho sempre odiato leggere, non mi piaceva, mi ci dovevo costringere. Il primo che ho letto, però, ho sempre avuto, come vi ho già detto in altri video, la passione sin da piccolissima per i vampiri. Tutti i vampiri mi piacevano. E arrivata a 15 anni stavo cercando appunto dei libri sui vampiri, ma diversi dal solito. Cioè c'era sì Dracula, c'era Anne Rice, più tutti quegli altri famosi, Carmilla, eccetera. Ma erano un po' troppo, mi piacevano, però il gatto mi sta tirando giù i libri. Erano troppo dark, sempre tutti troppo uguali, cupi. Forse anche perché molti di quelli sono stati scritti nell'Ottocento, quindi sì. Un po' come cime tempestose, c'è cioè una palla, come guerra e pace. Ed ero in cerca di. Aspettate che il gatto mi distruggerà. Ecco, scusate, mi stava distruggendo la libreria il gatto. Cosa stavo dicendo? Che ne stavo cercando di nuovi. Un giorno, a 15 anni, mi pare, fosse il 2006. 15, 2006, estate 2006, apro il resto del Carlino, il giornale. Nella penultima pagina, grande proprio tutto il paginone centrale, trovo aiuto papà, mi sono innamorata di un vampiro. Al che sono rimasta folgorata, ho detto aspetta che leggo. E parlavo appunto di questo nuovo libro, all'epoca era nuovo in Italia, era appena uscito, mentre in America già c'era scritto che cominciava ad essere abbastanza famoso, che parlava di questi vampiri differenti, assetati di sangue, ma dove il protagonista però resisteva per amore della sua bella, di un'umana, e quindi ho detto, finalmente una storia nuova, era proprio quello che cercavo. Tempo una settimana sono andata in libreria a comprarmelo, l'ho letto in 2 giorni. Io, che non avevo mai letto, l'ho letto in 2 giorni. Era diventata come una droga, mi ero come innamorata, era come, a parte che avevo anche 15 anni, quindi era diverso. Mi aveva colpito quello che mi trasportava, quello che c'era scritto proprio mi rapiva, non mi staccavo dalle pagine. Quando finivo, la prima volta che ho finito di leggere Twilight, l'ho chiuso, no? Ho rigirato il libro, l'ho riaperto, l'ho ricominciato, l'ho letto 12 volte di fila nel giro di, non so, 2 mesi, mi pare. Lo ricordavo a memoria, ancora adesso più o meno. E mi è piaciuto così tanto che ho. È diventata la mia saga preferita e anche quella dei vampiri che preferisco. E tra l'altro, oltre ad essere la storia che preferivo come libro, mi ha aiutato perché in quel periodo i miei hanno cominciato ad ammalarsi. E adesso non entro nei dettagli, tutti e due si erano ammalati di malattie piuttosto brutte e pesanti. E viverci a contatto era veramente faticoso e difficile. Qualcosa di veramente peso da sopportare, pesante. Il mio unico sfogo erano i libri e soprattutto Twilight perché mi teneva a galla. Era l'unica cosa che mi dava sensazioni positive. Non riesco a spiegarvelo bene a parole, infatti farà cagare sto video, non lo sto spiegando bene. Diciamo che ha rappresentato per molti anni tutto per me, oltre al fatto che mi piaceva di per sé, infatti ho tutta la saga ovviamente l'ho letta, ho letto anche i libri, ho visto anche i film, volevo dire, anche se i film fanno abbastanza schifo rispetto al libro, perlomeno i primi, sono fan dal lontano 2006.
Nel corso degli anni, appunto crescendo, volevo farmi a tutti i costi un tatuaggio ispirato a Twilight. E per molto tempo ho pensato di farmi una frase, ce ne sono di bellissime, tipo la morte che ha libato il tuo respiro, nulla ha potuto ancora sulla tua bellezza, che è di Shakespeare, però Edward lo dice Bella. O le frasi tipiche di Edward, come dirti che non ti volevo più è stata una terribile bestemmia, eccetera. Ce ne sono un sacco di bellissime. E così il leone si innamorò dell'agnello. Volevo tatuarmi o quella non so, su un braccio qui da qualche parte, o sempre una frase dentro una pergamena, però non mi piaceva molto come estetica. Però non c'era un simbolo vero e proprio. Cioè, sì, c'erano le mani di Twilight con la mela, però dovevi farle grandi. Sinceramente, sulla copertina del libro è bella, sulla schiena sembrava una patacca enorme, non mi piaceva. E non sapevo quindi che simbolo utilizzare per rappresentare Twilight che non fosse la copertina o solo la frase. Poi nel 2008 arrivò il primo film dove hanno inventato, perché nel libro non c'è lo stemma dei Calli, hanno inventato questo stemma che i ragazzi hanno qua sui polsini, le ragazze hanno come collana, tranne Esme che c'ha il bracciale, e pur non essendo stupendo, pur non esistendo nel libro, pur non essendo bellissimo, perché sì, è poi un grifone con sotto i trifogli, non mi dispiaceva. E con l'andare avanti dei film era diventato un simbolo, è diventato lo stemma della famiglia Cullen. Dopo hanno inventato anche quello dei Volturi, del clan di Denali, eccetera. Tanto che per un po', siccome fino a Eclipse mi piacevano i Volturi, poi dopo in Breaking Dawn per ovvie ragioni non mi piacciono più, volevo per un po' farmi qui, su questa clavicola, lo stemma dei Cullen, perché dalla parte del cuore sono i Cullen, potevano andarci, e di qua quello dei Volturi. E sono stata lì per farlo. Per fortuna dopo ho letto anche Breaking Dawn, e così ho optato per alla fine lo stemma che rappresentasse i Cullen qui alla base della schiena, come avete visto. Adesso non l'avete visto bene, purtroppo questo tatuaggio, oltre ad essere importante per tutto quello che ho detto, per quello che rappresenta, perché per me è stato Twilight, oltre ad essere la storia d'amore più bella che c'è per me, riguardo i vampiri umani, è stato un faro nell'oscurità. Cioè, non fosse stato per la lettura, soprattutto di quel libro, non sarei mai uscita dal periodo della malattia dei miei, che poi dopo sono appunto morti. Oltre all'importanza che per me ha, e che non riesco a spiegarvela perché ognuno ha la sua di storia personale, era anche il primo in assoluto, quindi era due volte più importante. Me lo fece, mio fratello aveva un'amica che era una tatuatrice ormai da 12 anni, quindi una professionista, e aveva già tatuato anche lui. Chiamai lei per farmelo. Io, essendo qui alla schiena, dietro la schiena, non potevo vedermelo. E per un po' non sono riuscita, finché una mia collega, il giorno in cui me l'ha fatto, io ero tutta agitata, contenta, felice, era il primo, era quello con il significato più importante per me. Ero tutta eccitata quando ha finito. Male, sopportabilissimo, non si è sentito qui alla base della schiena quasi niente, ho sentito, per cui bene anche quello. Qualche un mese dopo la mia collega mi fa una foto, fa dai che te la mando su Facebook così la pubblichi. Quando me la fa vedere, il tatuaggio è venuto male. Ancora adesso è così. Io non so, quella là, era 12 anni che lo faceva eppure è venuto uno schifo, tutte le linee sono tremolate. Visto da come l'avete visto voi lontano, sembra perfetto. Purtroppo è inclinato, storto, l'ovale non è fatto bene, le linee sono tremolanti. C'è poi un pezzo vicino alla coda del grifone. Sembra che lei abbia tatuato in preda al morbo di Parkinson. Per cui me l'ha rovinato. Il giorno in cui mi hanno fatto vedere la foto, mi sono messa a piangere, sia per il dispiacere, perché proprio il primo e più importante me l'ha rovinato, sia perché non me l'ha detto. Cioè, scusa, tu lo vedi, perché non me l'hai detto? Mi è venuto male, e mi è venuta male. Ci rivediamo, te lo correggo. Tanto si tratta di ripassare un attimo la riga. Quindi mi sono sia incazzata che messa a piangere, e ci ho messo un po' per superarla. Adesso ho un altro tatuatore di fiducia, prima o poi me lo faccio aggiustare da lui, perché così non ci può stare, non mi piace. Quindi mi raccomando, ragazze, quando fate i tatuaggi, attenzione, rivolgetevi solo a dei professionisti che conoscete bene, che vi hanno raccomandato. Guardate prima i loro lavori che hanno fatto sugli altri, perché ha tatuato anche una mia collega. Uno è venuto bellissimo, un fiore di loto qui stupendo. L'altro gli ha fatto una cosa grande, tutta quasi metà del fianco, una merda anche quello. Le righe, cioè l'elettrocardiogramma sembrava.
ma questa qua, ma il safaro no. E lei tatua le persone così, solo che non va più via. Io comunque da lei lì non ci sono mai più andata. Quindi attenzione quando fate i tatuaggi. Era il 2010, passano, io volevo farne subito altri, però da professionisti, ma come ho detto, con i problemi con i miei genitori non riuscivo tanto a muovermi di casa. 2 anni fa, nel 2010, una mia collega mi fa: oggi vado a fare un tatuaggio, dai, dove vai? Mi ha detto il posto, me l'ha già fatto da alcune mie amiche, è molto bravo, è un signore brasiliano. Allora, quando qualche giorno dopo è tornato col tatuaggio, sono andata a vedere ed era infatti bellissimo, fatto bene sul piede, piede e caviglia. Io ero da un pezzo che, perché io ne ho parecchi che voglio fare, io ero da un pezzo che dopo questo qui volevo farmi appunto qualcosa che partisse dal piede e salisse su caviglia e metà polpaccio. Un rampicante, un fiore, mi piaceva l'idea del rampicante con la farfalla e il fiore. Allora lei mi fa: ma dai che te lo presento io, vieni, ti fai tatuare da lui, lui è bravissimo, lo fa da quasi 25 anni. E sono andata, non avevo un disegno vero e proprio, avevo solo, ho trovato una farfalla e un fiore, perché su internet, su Google non ne trovavo di come mi piacevano a me, ne trovavo altri. Allora quando sono stata là, lui me l'ha composto, mi ha preso il fiore, il tatuaggio che io avevo scelto e me li ha con lo stencil attaccati subito sul caviglia e piede. Poi, siccome non ero riuscita a trovare il rampicante che piacesse a me, me l'ha fatto direttamente lui, me l'ha disegnato con il pennarello a mano sulla mia caviglia e piede ed è venuto bellissimo. Tra quelli che ho, questo credo sia il più bello. Adesso, se riesco, ve lo faccio vedere. È venuto così. Spero di riuscire. Questo. Vedete, parte dal piede e va fino alla caviglia. Cioè, rampicante e la farfalla. È bellissimo. Aspettate che provo ad abbassare la telecamera e lo faccio vedere meglio. Ecco, non so se così riuscite a vederlo meglio. Questo è il tatuaggio. La farfalla è venuta benissima, benissimo, e sul piede il mio rampicante. È venuto da Dio, secondo me. Molto bello quando si mettono le scarpe col tacco, questo è bellissimo. Arrivo subito. Ecco, spero l'abbiate visto meglio, poi ci guarderò. Mi sembra che si sia visto. Comunque è venuto benissimo, ci ho messo 40 minuti questo. Il piede fa male, fa malino, infatti dovevo stringere i denti. Fa malino e non me l'aspettavo perché sulla schiena appunto non avevo sentito niente, ma si sa che varia da posizione a posizione. Sul piede faceva malino, quindi c'era da stringere abbastanza i denti. Sulla caviglia e il polpaccio un po' meno, però si sentiva. Diciamo che il piede da 1 a 10, tra 7 e mezzo 8. Il polpaccio 6. Sì, 6, più sopportabile. Però è venuto da Dio, una mano ferma fantastica. Mi piace proprio un sacco. Infatti anche per questo tutti si sono complimentati, hanno detto che è bellissimo. Considerato che l'ha fatto lui a mano nuda, cioè se l'ha nuda, se l'ha inventato sul mio piede, ne è valsa la pena anche di soffrire. E poi sempre da lui, siccome mi è piaciuto, purtroppo ho dovuto far passare 2 anni. Io vorrei farmene 3 o 4 all'anno, non ci riesco mai. Tutte le volte passano 2 anni, arriverò a 40 che non avrò ancora finito di fare quelli che voglio. Quindi quest'anno, 2014, a maggio, sono andata a fare la famosa fata che tanto volevo, la fata sulla luna. Che è stato parecchio, parecchio doloroso, ma proprio tanto. Mi avevano sempre detto che la schiena, soprattutto sulle spalle, era il punto meno doloroso di tutti. Beh, non è così, almeno non per me. Di tutti, questo mi ha fatto malissimo, da 1 a 10, 11. Soprattutto, non so, per chi non ha mai fatto un tatuaggio non lo sa, ma quando sfumano il colore, anziché un ago, almeno così mi hanno detto il tatuatore, ne usa 3 e deve spingere molto di più. Fa malissimo, sembra che, cioè, proprio spinge e tira, sembra che ti lacera la carne. Quello fa male, quello fa molto male. E io qui ho sentito più male che sugli altri, non so perché. Però il risultato è comunque, beh, siccome ha talmente tante sfumature, anch'io che vado a scegliere la fata che ha il vestito lungo enorme, non è riuscito a finirlo in una sola seduta. Quando me l'ha detto che devi tornare, qua c'è tanto lavoro, mamma mia, a momenti svengo, non ce la facevo più. La prima volta. Solo per fare il disegno ci ha messo 20 minuti lo stencil.
E ci sono stata sotto 3 ore. Alla fine avevo la spalla sanguinante, infiammata, gonfia così. Facevo un male cane. La prima volta 3 ore. Quindi, per appunto, non è riuscito a finire una volta. Mi è toccato tornare un'altra volta. Però la seconda volta ci ha messo 20 minuti e ha fatto molto meno male. Si vede che il lavoro più grosso l'aveva già fatto. Ne è valsa la pena, ovviamente, perché è bello. Adesso, a parte qualche riga che forse non gli è venuta perfetta. Questa cosa non mi piace, però vabbè. Niente di che, neanche si vede. È venuto comunque bene, adesso ve lo faccio vedere. Allora, senza che mi denudo. Eccola qua. Questa è la mia pata. Sulla luna. Spero che la vediate. Adesso, se vi sembra un po' storta, perché io sono muovendo le spalle, ovviamente. Viene come viene. Come vedete è molto bella. Quello lì è il risultato finale. Quindi ne valsa la pena anche in questo caso. Questa è costata anche un bel po', perché è grande il doppio rispetto agli altri. Quindi, ma questi sono i tatuaggi. Ne arriveranno sicuramente altri. Non voglio più aspettare 2 anni tra l'uno e l'altro. Infatti a settembre, adesso d'estate è meglio di no perché col sole non va bene, ma appena tanto qua il sole non c'è mai, quindi a settembre posso già andarci. A settembre andrò a fare gli altri, ne ho diversi in mente. Per esempio l'occhio egizio, visto che io amo l'Egitto, l'occhio egizio, quello di Ra, cioè quello rivolto verso destra, volevo farlo qui. Qui, proprio nel centro del mio collo, purtroppo. Non so se lo vedete, ho questo neo gigante qui, in mezzo alle palle. Quindi non posso farlo. Io lo volevo qui perché significava il mio terzo occhio che mi guarda le spalle dai nemici. Non posso farlo grazie a sto coso qui. Quindi mi tocca per forza scegliere un altro posto. Questa frangia qui. In altro posto ho pensato di ripiegare perché è un ripiego, perché non è lì che lo vorrei. Qui sul polso. All'interno del polso sinistro in questo caso, così l'occhio guarda verso di me, almeno guarda me. Non, negli altri posti non mi piace. Avevo pensato sempre sulle clavicole, uno qui, uno qui, quindi l'occhio di Ra e l'occhio di Horus. Però boh, volevo salvarle per farci altri tatuaggi, le spalle, le clavicole. Quindi penso che sarà qui. Adesso comunque mi chiederò al tatuatore se si può fare lo stesso. Perché si potrebbe fare più in basso, subito qui, anziché qui, qui. Però a me lì non piace perché lo voglio più alto, lo voglio proprio dietro il collo, che si vede solo quando mi tiro sui capelli, che è bello perché è un effetto sorpresa. Vedremo. E poi l'Ankh, cioè la croce egizia, sempre per le vie dell'Egitto, sulla mia caviglia di lato, sulla mia caviglia destra. Sulla mia caviglia destra, non ho ancora capito se farlo vuoto o pieno. Penso che lo farò pieno, quindi nero. Sempre a simboleggiare la vita eterna e il simbolo della vita eterna e degli dei egizi. E poi avrei la coccinella, una piccolissima coccinella da fare. Devo ancora decidere se farla qui. Poi vi spiegherò perché. Un giorno mi si è posata proprio lì, poi vi spiego anche se la faccio, ve lo dirò quando la farò perché e cosa significa. Poi il simbolo del leone, è il mio segno, insieme al simbolino piccolo del sole, perché il pianeta del leone è il sole, poi io amo appunto l'estate, sole, caldo, eccetera. Pensavo di farmeli qui dietro, mentre una piccola rosellina qui dietro, insomma dietro all'orecchio, la rosellina perché appunto è il mio fiore preferito, l'adoro, eccetera. E poi stavo anche pensando di farmi una qualche frase tratta da un libro, o una di Twilight o qualcosa di Shakespeare che mi piacciono, però le frasi non sono, forse sono più maschili, non so bene dove farlo, anche perché l'unica parte sarebbe qui, o il fianco qua, però lì mi sarebbero piaciuto fare dei fiori lampicanti, però il fianco, le costole fanno ancora più male che la schiena, quindi non so se ce la faccio. Ci devo pensare, devo vedere, perché se poi lo inizi lo devi fare, anche perché poi non vorrei che diventassero troppi, per questo li faccio così piccoli qua.
E poi appunto queste due parti che sono vuote non starebbero qua, non starebbero male, non starebbe male qualcosa. Non so ancora bene cosa. Ci devo pensare, ma comunque il corpo è come una tela da pittore vuota, quindi la riempirò prima o poi. Passiamo quindi dunque ai piercing. Prossimamente quindi arriverò ai tatuaggi. Piercing ho, a 15 anni il primo che mi sono fatto è stato questo al naso, il classico perché andava di moda, non fa male, è quello che più tranquillo. Me l'hanno lasciato fare questo qui al naso, non so se lo vedete. Adesso ho quello piccolino, sì, si vede un po'. L'ho fatto a 15 anni con la pistola, che ancora si faceva con la pistola, grazie al cielo, non capisco perché lo facciano con l'ago adesso, che è molto più lento, fa più male. Ci è voluto un attimo come fare con gli orecchi, non l'ho neanche sentito. E mi piaceva un sacco, tutte noi 15 anni ce l'avevamo. È stato il primo, non ha dato problemi. Il primo mesetto un po' si gonfia come tutti poi, però lo disinfetti, lo giri, poi passa. Dopodiché togli quello grande e metti questo qui piccolo che neanche si nota. E secondo me è molto elegante se si ha il naso giusto. Poi gli altri, allora io questi due buchi ce li ho dalla nascita come tutte le ragazze, quelli normali. Poi siccome mi era venuta voglia di farne altri, li volevo lunghi tutto l'orecchio, ma che cosa ho fatto io cretina da 15 anni? A 15 anni. Siccome non ci andavo quasi mai nel negozio dove facevano dall'orefice o dove insomma, ti fanno i buchi, dal tatuatore dove devi fare, siccome e mia madre non voleva farmene fare più, cosa ho fatto io? Ma questa è una cosa da non fare a casa, se tornassi indietro non lo farei mai. Me li sono fatti io. Come? Da evitare ovviamente. Come anestetico usavo il cubetto di ghiaccio e mi addormentavo il lobo e con la spilla da baglia bucavo l'orecchio. Con la spilla da baglia, che quindi poteva essere anche arrugginita, cioè io la passavo sul fuoco, ma secondo me non contava abbastanza. Me le bucavo, chiudevo la spilla perché se provavo a toglierla subito a mettere l'orecchino, si chiudeva subito perché era fresco. Quindi mi dovevo lasciare 3 giorni la spilla da baglia, che non vi dico l'infezione che faceva. Il male mentre cioè andare a scuola così, coprirla con i capelli e di notte sul cuscino faceva un male cane, pulsava. Poi 3 giorni dopo la toglievi, disinfettavi e mettevi l'orecchino quello anallergico e poi stavi bene quando si acquietava un po'. E quindi me li sono fatti un bel po' così. Questo, questi, tutti questi che non siano quelli dove ho le rose, li ho fatti io. Da questa parte e anche da questo, ovviamente. Infatti non sono perfetti, uno è un po' più in basso dell'altro, ma insomma, considerato che li ho fatti io. Però vorrei poi farmene fino qua su, però ovviamente adesso so che sono più grande, so che devo andare a farli da un tatuatore o dall'orefice. All'epoca sempre da sola me lo sono fatto anche qui, il famoso piercing in alto. Che a parte che non è venuto benissimo perché sì, andavano fatto un po' più in su e poi è da pazzi perché se qui in alto potevo prendermi un nervo e rimanere lesionata all'orecchio. Fortunatamente non è successo, però anche qui con la spilla da baglia, proprio le cazzate dei 15 anni. E poi questi sono quelli che ho fatto io. E il piercing che ho fatto sempre a maggio quando sono andata a fare il tatuaggio della fata, avevo voglia di farmi anche il piercing, ho detto me la fai visto che mi stai tatuando anche qua. Certo, mi sono fatto questo. Questo qui, questo me l'ha fatto proprio il professionista, lui, questo qui. Non so come si chiama questa parte dell'orecchio, comunque lo adoro. Lo avevo visto già in giro, ma mi ero innamorata circa un anno e mezzo fa, quando l'ho visto su Clio, di Clio Make Up, visto che lei ce l'ha nello stesso punto, però di metallo, mi piaceva un sacco lì e sono andata a farmelo. Questo me l'ha fatto con l'ago, purtroppo, quindi è un po' più lento, ha fatto un po' di male. Però si resiste, cioè nel momento in cui cioè, tu sembra di stare su una poltrona, no? Del dentista, ti dà il disinfettante, ti pulisce nel caso perché io purtroppo avevo il fondotinta fino alle orecchie, e quando infila l'ago purtroppo non è immediato, per quanto lui abbia la mano ferma e per quanto l'ago sia sottile, deve spingere un po', ed è lì che senti male, devi contare fino a 5-6 e poi passa dall'altra parte. Dopo lì il male finisce, però in quel mentre che ti sta piano piano forando la carne, lì secondo me fa male, però si sopporta, voglio dire, se c'è gente che lo sopporta alla lingua, potete sopportare tranquillamente anche quello.
è guarito bene, era da girare ogni tanto e lavarlo con acqua in cui andava diluito il sale, mi ha detto lui, infatti disinfettava bene. Fa un po' di pus all'inizio, come tutti, si gonfia un po', però poi passa. Io poi quando sono andata al mare, vi bagnate con l'acqua di mare, perfetta, perché disinfetta. E basta, questi per adesso sono i miei piercing. Quanto a piercing, non credo che, tranne appunto quelli sulle orecchie, che voglio arrivare fin qui, cioè questo lo voglio congiungere fin qua, stessa cosa di qua. A parte quelli, quindi solo sulle orecchie, non penso che mi farò altri piercing. Quelli in faccia mi piacciono soprattutto quello qui e quelli qui. Però non ho il coraggio di farmelo sul viso. Primo per il male, perché ho paura, e due perché, boh, non lo so. Forse al lavoro non gradirebbero. Lo so che bisogna fregarsene, però non voglio poi perdere il lavoro. Vedremo, magari invece cambio idea e mi faccio quello qua. Quindi per adesso i piercing non ne faccio più se non quelli all'orecchio. Ecco, questo era tutto su tatuaggi e piercing. Questo video dura già da tipo 20 minuti. Spero vi sia piaciuto. Ah, per il trucco ho questo qui. Solo una riga normale di eyeliner. Quello gel che ho preso da L'Oreal è buono. Persino io con questo applicatore sono riuscita a farmi una riga dritta e decente. Il mascara allungante. Non si vede, vero? Non si vedono le ciglia? Così? E sotto il rossetto rosso di Bottega Verde che con questa luce sembra arancione ma è rosso. Va bene, con questo è tutto. Scusate se vi ho annoiato con le mie storie. Ci vediamo alla prossima con nuovi video. Un bacione, ciao!